Buonasera a tutti. Io sono molto contenta di essere qui perché Fabiano Massimi è un mio conterraneo. Possiamo dire, diciamo. Abbiamo lo stesso accento, si sente. Sì, sì, no? Si sente. Sì, qualcuno ancora dice, già dice che io comincio ad avere l'accento modenese, no? Poi valuterei da fine serata. Fabiano Massimi, comincio subito. Classe 1977. Appunto è modenese, quindi io vivo a Carpi da quasi 10 anni, quindi siamo molto vicini. La letta posteriore del tuo libro, che ho qui fra le mani, insomma, a cui arriveremo fra un po', riporta una breve biografia, che non leggo, ma sintetizzo. Quindi abbiamo detto classe 1977, modenese, laureato in filosofia tra Bologna e Münster. Se sbaglio qualcosa, correggetemi, no? Direbbe qualcuno. Oggi dirige le biblioteche di Formigine ed è docente di scrittura creativa alla Scuola Holden di Torino. Prima di questo libro, che oggi appunto presenteremo, ha scritto tra gli altri anche 2 thriller storici, L'angelo di Monaco e i demoni di Berlino, che non si può non dire, hanno vinto anche dei premi, non soltanto in giro per l'Italia, ma anche in Europa, in Francia, per esempio il Pripolare in Francia appunto. I tuoi libri sono stati tradotti in varie libri, in varie lingue, e tu stesso appunto, credo agli inizi della tua carriera, sei stato anche traduttore, no? Comincio quindi con una domanda personale, giusto per conoscerci meglio, per rompere un po' il ghiaccio. Traduttore, filosofo, bibliotecario, insegnante e naturalmente scrittore. Ti chiedo come riescono a convivere tutte queste anime, se ne prevale una che in qualche modo concorre e le altre concorrono, diciamo così, alla sua realizzazione. Ok, aspetta, le domande difficili. Allora, intanto grazie mille per la presentazione, grazie Franco, grazie Antonella, la Mondadori. Grazie Sciacca, si può dire. Io sono arrivato oggi con mia moglie, siamo passati da Marsala, abbiamo fatto tappa e veniamo dall'Emilia, non so se si sente. E la Sicilia è nell'immaginario mondiale, è molto definita. E per quanto uno sappia quanto è bella, venire poi a vederla è sempre una sorpresa. Puoi venire in luoghi che non si conoscevano neanche immediatamente, perché c'è questa cosa alle volte, che i gioielli li teniamo un po' nascosti. Allora, arrivare a Sciacca oggi è stata un'emozione. E quindi intanto grazie per essere qui, così numerosi, grazie per l'invito. E sto facendo di tutto per evitare di rispondere alla domanda, perché la domanda è complicata. Però sono molto molto contento di essere qua. Poi se pensate che questo sia caldo, se tu pensi che questo sia caldo, se tu pensi che questo sia umido, cioè vieni a Carpi a Modena, poi ti spieghiamo. No, lascia stare, io sto quasi freddo, cioè, infatti ho portato la giacca. Allora, tutte queste cose, Eleonora, che nominavi, che stanno nella bandella, perché l'editore non sa esattamente a chi rivolgere i libri, no? E quindi spara in tutte le direzioni e dice tutto quello che hai fatto, no? Cioè, se ero Boy Scout, ci mettevano anche Boy Scout, no? Okay. Ho fatto tutte queste cose, le ho fatte, lo confesso, ed è sempre molto strano riguardare indietro. Aver studiato filosofia è stato un periodo della mia vita talmente lontano, poi la filosofia ti rimane dentro. Aver studiato in Inghilterra, molto importante, però mi sembra neanche me stesso vent'anni, mi sembra tipo mio zio, mio nonno, mio così, però rimane dentro. E essere direttore di biblioteca, questo sì, questo mi dà il pane, viene a trovarmi a Formigine, che è una bella biblioteca. Essere stato traduttore è stato importantissimo, perché tradurre, passo indietro, io volevo scrivere sin da bambino. Qualcuno qui desidera scrivere, ha desiderato scrivere, scrive, non so, c'è qualcuno che ha questo, oppure magari dipingere, ci sono talenti di tanti tipi, ci sono talenti che nascono da piccoli, uno non sa neanche perché. Io ho immagini mie con la macchina da scrivere che avevo 5 anni, non sapevo manco leggere e volevo scrivere. Questo in Italia è molto comune, cioè ci sono molti più lettori, molto più scrittori che lettori, no? Tutti hanno un manoscritto nel cassetto. Ma io volevo scrivere sin da bambino, e è stato un processo molto lungo arrivare a scrivere, che è passato anche dalla scuola Holden, eccetera, dalla traduzione dall'Inghilterra, ho provato tante strade. Tradurre è stata quella che forse mi ha insegnato di più, perché tradurre un libro vuol dire entrare dentro la materia di un altro scrittore. Poi se uno ha la fortuna di tradurre grandi libri, grandi scrittori, è quasi come essere quegli scrittori, ma la fatica non la fai perché l'hanno fatta loro, no? E non hai l'ansia costante che invece ha un narratore, che ho anche in questo momento, per esempio, di dire cose che non interessano. Perché se un libro
È stato pubblicato in America, ha venduto milioni di copie, ha fatto premi, ci hanno tratto un film. Io, per esempio, ho tradotto Shutter Island, da cui hanno fatto un film famoso, Martin Scorsese, ed è un libro molto bello. Quando tu traduci un maestro e un libro importante, non hai quell'ansia di dire interesserà a qualcuno questa storia. Per cui se dovessi dirti quello che mi ha insegnato di più tra tutte queste cose e che è più simile a quello che faccio quando scrivo io, è il traduttore. Con lo svantaggio appunto che devo anche essere sicuro che sto raccontando una cosa interessante, perché ringrazio la libreria Mondadori. Se voi andate in libreria ci sono migliaia di libri meravigliosi che non avete letto. Capita a me, io in biblioteca ho 20.000 libri, non è che li ho letti proprio tutti. L'idea di aggiungerne uno mio fa un po' tremare i polsi, no? È un po' tracotanza. Devi essere proprio sicuro, quando stai per scrivere un libro, che quella storia lì sia importante non solo per te. E alle volte capita, come con questo libro, di non avere nessun dubbio. Perché ti arriva una storia che non è tua, io scrivo thriller storici, su storie vere, ti arriva una storia che è talmente più forte, più grande di te, che non è mai stata raccontata, che qualcuno la deve raccontare. E se è forte come questa, come la storia di Se esiste un perdone, puoi anche essere uno scrittore, insomma, non la rovini. Grazie. A proposito, io volevo dirti, tu hai detto che queste anime convivono, no? E te le porti dentro in qualche modo, tutto quello che hai fatto te lo porti dentro, non solo te lo porti dentro, io direi, ma lo metti proprio dentro ai tuoi libri, dentro questo si nota tutto quello che hai fatto, si nota l'anima da filosofo, l'anima da bibliotecario, da lettore, da traduttore anche, poi ne parleremo verso la fine. E oggi, visto che l'hai insomma, hai cominciato già a parlarne, presentiamo questo libro che è tra le mani, che è stato pubblicato quest'anno per Longanesi, ed è Se esiste un perdono, che narra la vicenda, lo stavi accennando tu, vera e dimenticata, di Sir Nicholas Winton. Continuando un po' il filone delle biografie, per chi c'era l'altra volta sa che questa rassegna è iniziata proprio con un'altra biografia, che è quella di Rosa Balistreri, quindi insomma in qualche modo continuiamo il filone delle biografie. Oggi parliamo di Nicholas Winton, che è stato definito lo Schindler britannico, possiamo dire, tutti conosciamo Schindler. Io poi magari farò il nome, lo faccio adesso, il nome di Focherini, perché insomma veniamo da una terra in cui c'è un giusto fra le nazioni, che è Odoardo Focherini, anche lui appunto salvatore di tanti ebrei, per cui insomma direi che il Focherini britannico, se vogliamo essere anche un po' patriottici. Chi era Winton? Adesso lo lascio dire a te, però insomma anticipo soltanto che un uomo che all'alba della Seconda Guerra Mondiale, anzi più precisamente all'alba dell'occupazione tedesca della Cecoslovacchia, si occupa, inaugura quello che poi viene conosciuto come Kindertransport, no? Il trasporto dei bambini, per salvarne quanti più possibile, diciamo così. Intanto grazie per aver riportato alla luce questa storia che è stata dimenticata, che in realtà è stata riportata alla luce anche da una televisione britannica, poi ne parlerai tu. Ma ti chiedo, com'è nato l'interesse per questa storia? Come è avvenuto questo incontro, no? Così illuminante? Io non so se voi conoscete questa storia, non so se avete guardato di cosa si parla e non so se magari la conoscevate anche prima. In realtà è una storia che conoscete già, che avete visto, avete almeno visto, e non sapete che viene raccontata in questo romanzo, magari. C'è un filmato, e so che l'abbiamo il filmato, dopo lo facciamo vedere, benissimo. C'è un filmato che dura 4 minuti e mezzo, e che si trova su internet, e che gira da 35 anni. È stato filmato nell'88. Ed è un filmato che tutti gli anni, quello lì, esatto, adesso lo raccontiamo, tutti gli anni, più o meno a fine gennaio, diventa virale per un pochino e poi scompare, che è un grande mistero, ma che è collegato anche alla natura stessa della storia, perché anche la storia che viene raccontata è una storia che è scomparsa e poi riapparsa, ed è carsica, come tutte queste piccole grandi storie, come la storia di Focherini, e che hanno questo mistero dentro. Storie importantissime, storie che hanno cambiato vite, che hanno salvato vite, e poi nascoste agli occhi. Arriva un romanziere, magari ci mette su un po' di invenzione e la restituisce. Ma nel 2020, era marzo del 2020, tutti sapete dove eravate, all'inizio del grande lockdown. Io ero in montagna, in una casa di montagna dei miei suoceri, negli Appennini tra Modena e Reggio,
Ed ero lì con tutta la famiglia di mia moglie, quindi ero lì con i bambini, con mia moglie, con i cognati, con i suoceri, adesso detta così può sembrare cupa, però insomma sono rimasto chiuso 2 mesi in una casa di montagna con i suoceri e non era un momento particolarmente luminoso delle nostre vite, vi ricordate com'era? Adesso ogni tanto ne parliamo con gli amici perché magari non so, tipo uno apre la guantiera della macchina e cade giù una mascherina. E c'è quel frisson, c'è quel momento in cui uno dice la mascherina. Cioè noi andavamo in giro con questa al gomito, no? Al polso, in faccia, ore e ore, tutti i viaggi. Sembra una cosa di un'altra vita, invece è una cosa di 3 anni fa. E 3 anni fa, all'inizio del lockdown, noi non pensavamo di avere più neanche un futuro. Sembrava che il mondo fosse finito. Era un momento così cupo, era ancora inverno, perché poi queste cose non succedono a Ferragosto, era ancora inverno, c'era buio, c'era freddo, là nelle nostre parti la nebbia, e io appunto ero in casa notare con i suoceri, no? E tutte le sere la conta delle vittime in televisione. È difficile ricordarsi l'ansia, l'angoscia. Mi ricordo che noi avevamo il nostro figlio più grande, c'è mia moglie, il nostro figlio più grande che aveva 9 anni, quindi. E noi chiudevamo la porta della stanza della TV perché c'era il telegiornale e non volevamo spaventare i bambini. E una sera Saul, si chiama, venne a bussare e disse: ma guardate che se voi chiudete la porta noi prendiamo paura davvero. Quel momento in cui non sapevamo neanche come difendersi, a me arrivò un messaggio da un amico. Io avevo appena pubblicato un romanzo che aveva avuto tantissima fortuna, l'hai nominato, L'Angelo di Monaco, che racconta una storia vera, che di nuovo potreste aver sentito, la storia della morte misteriosa della nipote di Hitler. Hitler aveva una nipote che lui adorava, forse insomma anche oltre i doveri di zio e di tutore, e che morì in maniera molto misteriosa in una stanza chiusa dall'interno dell'appartamento di Hitler, uccisa da un colpo d'arma da fuoco al cuore, e la pistola era di Hitler. E l'indagine venne insabbiata, nessuno l'ha mai più saputo, nulla, in pochi la ricordano. In che anno è stato? Nel 1931, era il 18 settembre del 1931, Hitler non era ancora Hitler, era un politico in forte ascesa, e questo scandalo, la morte della nipote, per una settimana, non lo dico io, sono l'autore, che magari ho interesse a gloriare la storia, ma per una settimana sembrò la fine di Hitler. Per una settimana sembrò che la storia avrebbe preso un'altra direzione, perché lui era in ascesa, ma lo scandalo della morte della nipote, che tutti già un po' chiacchieravano da prima, rischiò di estrometterlo dalla politica. E questa storia, che è una storia vera, non era mai stata raccontata. Io l'avevo trovata, me l'ha piovuta dal cielo, l'avevo messa in forma di thriller. Nel romanzo lo dico. Sono l'unico luogo al mondo in cui lei può sapere com'è andata la storia è nel romanzo. Ah, signora mia, è una verità mia invenzione. Dopo ne parliamo. Guardi che è una domanda molto importante, me la rifà dopo perché vale anche per questo. Perché è proprio quello che faccio, vedi che alle volte il pubblico è recettivissimo, è proprio quello che faccio. Io prendo storie vere e faccio tutti gli studi che si possono fare. Sono un bibliotecario, quindi cerco libri, ci vado sui posti, mi documento. Dopo le spiego tutto. Ma ce l'abbiamo il libro? Non lo so se ce l'abbiamo. È in vendita anche quello. Guardi, io non glielo posso poi svelare tutto perché lei perde il gusto del thriller, perché colpi di scena, ma alla fine io questo faccio, no? Io prendo una storia vera, studio tutto quello che si può studiare, vado sui luoghi, fotografie, filmati, eccetera, per restituirla. E poi però per restituirla in maniera tale che sia attraente e che prenda il vostro tempo e lo potenzi, lo velocizzi. Stephen King, che è un mio maestro, dice sempre: un libro costa 20 euro, lui dice, non dice 20 euro, dice 20 dollari, tu al lettore devi dare 50 dollari di valore. Per fare questo, quello che faccio è li metto in forma di thriller, cioè li metto in forma di romanzi veloci, con colpi di scena, tutto al servizio della storia che va raccontata, che spesso è una storia che... Sì, ma lo sa che... Sì? Sa qual è il problema? Che loro non la sentono. Allora guardi, mi torna utile, lo dico io. Stephen King ha scritto un libro sull'epidemia. Io l'avevo comprato la settimana prima che scoppiasse il Covid, quindi me lo sono portato in lockdown, non l'ho letto perché mi sembrava di viverla già la pandemia, no? L'ombra dello scorpione, un grandissimo romanzo. E anche in quel caso era molto utile avere un libro del genere sotto mano, perché mi arriva un messaggio da un amico che aveva letto L'Angelo di Monaco e l'aveva apprezzato, e il messaggio era così, era un link al filmato,
e poi una frase. Questa storia è per te. Adesso una delle cose che chiedono più spesso gli scrittori è: dove prendete le vostre idee? Da WhatsApp. Io clicco sul filmato e quello che vedo, e fra poco lo vedrete anche voi, è qualcosa che in quel momento così buio, così cupo, così nero, mi ha riempito di luce. Una cosa che non avevo mai visto prima, poi altri amici l'avevano vista e poi tutti voi forse l'avete incrociata, però di cui non conoscevo la storia, e che da quel momento io mi sono accanito a cercare di capire, sono messo a studiare, a scavare, perché volevo sapere di più di quello che si vede in questi 4 minuti e mezzo di filmato, in cui un uomo, un signore di una certa età, inglese, ottantenne, viene invitato, da un po' il contesto, viene invitato in uno studio televisivo della BBC. È il febbraio del 1988. Nessuno sa cosa gli abbiano detto. Lui viene invitato in questo studio televisivo, lo mettono in prima fila, ma non sa perché, lui non ha idea di quello che succederà. La trasmissione si chiamava That's Life, così è la vita. Ed è strano da pensarci, fa anche un po' ridere, no? Perché la BBC, non la BBC, tutta seria. Invece era caramba che sorpresa. Eh? Era tipo, c'è posta per te. No? Tipo i fratellini separati che si vedono dopo 30 anni, i fidanzatini, no? Che si rincontrano, quelle cose lì. A metà della trasmissione, la Maria De Filippi della BBC, no? Che è Maria De Filippi però vestita sempre con le spalline, cotonata, perché anni 80, BBC, inglesi. A un certo punto, a metà della trasmissione, nel momento clou, dice: e stasera abbiamo per voi una storia straordinaria. Dopo 50 anni, era successo nel 38 quello che racconto, dopo 50 anni finalmente è tornata alla luce una vicenda eroica che un inglese, uno di noi, un britannico, uno di noi, che è qui con noi oggi, ha compiuto a Praga mezzo secolo fa, salvando centinaia e centinaia di vite, che ora sono migliaia e migliaia con tutti i discendenti. Quest'uomo si chiama Nicholas Winton, è seduto qui tra di noi e se avete il filmato lo vediamo. Sì, sì, adesso perché... lo vediamo, riusciamo a metterlo. All the letters. Back here is the list of all the children. This is Vera Dearmont, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Lei era una bambina che lui ha salvato. And it was just so wonderful, so terribly, terribly touching. E adesso lei chiede: c'è qualcuno in questa sala che deve la sua vita a Nicholas Winton? Their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Si alzano tutti. Guardate la faccia che fa. Gli inglesi, conoscete degli inglesi? Gli inglesi non hanno la biologia necessaria per piangere. Siccome gli inglesi non hanno la biologia, non si portano dietro il necessaire. Quindi non hai fazzoletti, no? E fa questa cosa stupenda, l'avete vista? Io quando la vedo, io ne parlo una sera sì, una sera no, ma tutte le volte che lo vedo, a me si apre il cuore, perché lui con le dita, no? Con le dita, non è bellissimo? Io ero lì, durante il grande lockdown, nel momento in cui pensavamo che non ci fosse più speranza di nessun genere, e arriva questo filmato e mi riempie di luce. E ho pensato: ma che storia è? Ma io voglio saperla tutta e la voglio raccontare a tutti. Ed eccoci qua. Erano 669 i bambini che sono stati appunto portati fuori dalla Cecoslovacchia da Nicholas Winton, ma non solo, perché in realtà Nicholas Winton, che all'epoca aveva 30 anni, quindi era un ragazzo, no? Molto giovane, non era solo a compiere questa impresa straordinaria. Ci sono altri due protagonisti della tua storia, due personaggi che sono realmente esistiti e che sono Doreen e Trevor. Come hai recuperato le loro storie?
molto a fatica e anche un po' casualmente, perché allora cosa succede? Succede che questo signore, Nicholas Winton, l'avete visto, no? Ha fatto questa grande impresa, ha salvato nella Cecoslovacchia del 38-39, mentre Hitler, che si era già preso un pezzo della nazione, i Sudeti, glieli avevamo regalati noi per evitare la Seconda Guerra Mondiale, gli avevamo regalato un pezzo di una nazione sovrana. E però lui, ovviamente, il lupo, si faceva chiamare, aveva ancora fame, voleva mangiarsi anche il resto. Quindi quelli che erano scappati dai Sudeti erano scappati a Praga, nei campi profughi intorno alla città, nei boschi, sapevano che lui stava arrivando. Quindi c'era questa grande atmosfera da assedio imminente. Nicholas Winton, che era un signore di una certa ricchezza, lui era ebreo di origini ma non era praticante, adesso non so come si dica, e lavorava in borsa a Londra, era un broker di borsa, piuttosto benestante, piuttosto bravo, anche un po' vizioso. A Natale doveva andare in vacanza a Davos a sciare e stava preparando le valigie, era proprio tutto pronto e aveva il taxi fuori che l'aspettava, quando il suo migliore amico Martin Blake, col quale doveva andare a sciare, lo chiama e gli dice: guarda Nicholas, è tutto cancellato, non andiamo più a Davos. Lui fa: come non andiamo più a Davos? No, perché guarda, ho un amico a Praga che mi ha fatto sapere che c'è un problema, c'è un'emergenza umanitaria in corso, ci sono migliaia e migliaia di profughi a pericolo e voglio andare a dare un'occhiata a vedere cosa sta succedendo. Al che Nicholas Winton dice: vabbè, allora no, però vengo anch'io. Mette giù il telefono, cambia la valigia completamente, toglie le robe da sci, mette abiti pesanti, chiama l'aeroporto, si fa cambiare il biglietto e 6 ore dopo è a Praga, una città che non conosceva, di cui non parlava la lingua. Lui sapeva solo l'inglese e il tedesco, ma parlare tedesco a Praga in quei giorni non era raccomandabile. Non conosceva nessuno a parte Martin Blake, arriva e nel giro di pochi giorni entra dentro questo problema enorme con col suo piglio estremamente pragmatico da broker di borsa. Cioè lui vede che ci sono, si parla di 30.000 profughi, tra cui si dice almeno 10.000 bambini, che vivevano in condizioni terribili di cui nessuno si curava. Il governo cecoslovacco aveva paura di Hitler, quindi faceva finta che non ci fossero. Gli altri governi, gli inglesi, i francesi, erano loro che avevano causato il problema, quindi facevano finta che non ci fossero. Lui, da inglese, di buon cuore, dice: no, questa cosa non è possibile, vede i bambini in quella situazione e dice: ok, io mi occuperò dei bambini. E mette insieme un programma di treni che porteranno, alla fine della storia, 669 bambini, per la maggior parte ebrei, via dalla Cecoslovacchia, in Inghilterra, e poi dall'Inghilterra in giro per il mondo, e li salva. Oggi sono tipo 6-7 mila, una cosa del genere, discendenti di questi bambini che devono la loro vita a Nicholas Winton. Ah, questa storia, che non conoscevo, piacque talmente tanto che mi mise a cercare fonti e non si trovava nulla, si trovava solo questo filmato e poi un po' di articoli che i giornali, soprattutto inglesi, avevano scritto negli anni per parlare dello Schindler britannico. I giornalisti cosa fanno? Hanno bisogno sempre di un'etichetta, no? Appunto, se tu salvi, sei lo Schindler di Sciacchitano, no? Per dire che io sono lo Schindler modenese, perché fanno così i giornalisti, anche se le storie sono molto diverse. E alle volte una buona metafora, una buona analogia, una buona etichetta nasconde più che mettere in vista. La storia di Winton è molto più interessante di quella di Schindler, per tanti versi, ma i giornalisti la etichettano così e non vanno più a fondo. Vabbè, io voglio scrivere un thriller storico, no? Io voglio fare un libro che racconti la storia vera, per bene, la rimetta in circolo, però voglio anche divertirvi, voglio anche divertirmi. Per me il modello è Steven Spielberg, no? Avete presente? Indiana Jones, quella cosa lì. I miei romanzi sono un po' così, un po' d'avventura sempre, rigorosi ma avventura, perché per me è importante comunque che il viaggio sia emozionante e quindi voglio emozionare. Allora io sono già lì che penso: ah, fantastico, ho Nicholas Winton, trentenne, a Praga, non conosce nessuno, non sa la lingua, ma si mette contro tutti, salva i bambini. Io mi immaginavo questo rock che tipo lottava con la Gestapo, che prendeva i bambini di sotterfugio e li metteva sui treni, che falsificava i timbri, mi immaginavo una cosa estremamente concitata. E cercavo prove, cercavo documenti, cercavo fonti, non trovavo niente. Allora, da bibliotecario inizio a tirare un po' di fili, no? Inizio a scrivere, orgoglio bibliotecario, sempre avanti. Le librerie sono importantissime, però non siamo in viva le biblioteche. Quello che faccio, inizio a scrivere in Inghilterra ai discendenti di queste persone. Winton ha una figlia. Ha 3 figli, però è una figlia che ha scritto una biografia. Recupero la biografia.
Ora, Nicholas Winton, voi lo vedete in questo filmato, c'ha una certa età. Che, come direbbe mio padre, no? Io quando volevo fare lo scrittore, da ragazzino mi diceva no, lo scrittore no, ma che diventano tutti famosi vecchi che dopo muoiono subito. E dicevo, ma no, ma dai, ma... E dicevo, sì, sì, guarda quello di Camilleri, no? Che, quando volevo fare lo scrittore, Camilleri aveva appena pubblicato Montalbano, aveva 70 anni, in effetti, invece, qualche sfortuna diventare famoso. Poi Camilleri ne ha campati gli anni, no? Cioè, ha fatto anche un po'. E Nicola Smith è uguale, uno diceva precedenti, però 50 anni di oscurità, poi torna finalmente a essere noto a 80 anni. Nicola Swinton è campato 106 anni. Cioè, se aveste dei dubbi che fare del bene, fa bene, ok? 106. E ha passato 25 anni della sua vita dopo a girare il mondo per conoscere i bambini, per fare testimonianze, queste cose qua. Ma la figlia, nella biografia, che sono 200 pagine, a questo fatto dedica tipo 7 pagine, niente. Perché? Perché per lei il suo papà era più importante di così, era un'altra cosa. Anche perché il suo papà non voleva che la storia si sapesse. Non l'ha mai raccontata. L'ha nascosta talmente bene che tirarla fuori è stata una grande fatica. E mentre la tiravo fuori ho scoperto che, per esempio, lui non ha messo nessun bambino sui treni. Quando è partito il primo treno, se voi andate a Praga, alla stazione dei treni, sul primo binario, c'è un meraviglioso monumento, no? Un'opera scultorea, con Nicola Swinton, vecchio, con un bambino in braccio e una bambina da poco, poco distante, le valigie per terra, commoventissimo, pieno di fiori, ci si fanno le foto, molto bello. Lui non ha mai messo nessun bambino sui treni, lui non ha mai visto partire un treno, perché lui a Praga c'è stato 3 settimane. Quando lui è venuto via da Praga, mancavano ancora 2 mesi al primo treno. E quando ho scoperto questa cosa, dicevo, ma scusate, lo Schindler britannico trova tutti quei bambini mettendoli sui treni e non era lì, e allora chi li ha messi i bambini sui treni? Prima domanda. Seconda domanda, questo arriva, non conosce nessuno, non conosce la lingua. Dopo 2 giorni che lui è lì, ci sono le persone, i genitori, le famiglie in fila per tutta piazza Venceslao, che è questa piazza enorme, immensa di Praga, dove lui aveva preso una stanza al Grand Hotel, perché ovviamente lui era... E c'erano tutte queste famiglie in fila per proporre i loro figli per il salvataggio, perché si era sparsa voce che c'era questo inglese matto che portava via i bambini. Ma lui non parlava la lingua. Come ci parlava con questi genitori? Ed è così che, scavando un po' là, sono venuti fuori da questa meravigliosa vicenda totalmente oscurata altri 2 personaggi, una donna e un uomo straordinari, realmente vissuti, che hanno aperto e chiuso l'impresa, per cui poi solo Winton è diventato famoso, e dopo magari vediamo perché, e di cui non nessuno sa nulla, neanche i nomi si sapevano. Doreen Warriner, che partì per Praga il giorno dopo la cessione dei Sudeti, dicendo, lei era inglese, dicendo, no, io questa cosa terribile, no, io non ci sto, io adesso vado là e aiuto, do una mano, perché il mio governo sta facendo una cosa terribile, e si affiliò a Save the Children, che era appena nata, per andare a Praga, e lei aprì tutto il grande schema, creò la rete, creò i contatti. Winton arriva, va da lei. Lei gli dà i contatti. E poi quando Winton se ne va, chi è che rimane a governare il tutto e a creare i treni, a mettere i bambini sui treni, a combattere davvero con la Gestapo, a falsificare davvero i timbri? Un maestro elementare inglese, Trevor Chadwick, che era stato mandato a Praga da suo padre, che era il proprietario della scuola, per adottare 2 bambini. Avevano visto questa tragedia e hanno detto vai, ne scegli due. È facile. Lui va, ne sceglie 2, però si guarda intorno, ce ne sono migliaia. Quando torna in Inghilterra lui non riesce più a dormire la notte. Trevor Chadwick, che non era neanche un uomo particolarmente, era un ubriacone, uno passava tutto il tempo con i pescatori piuttosto che insegnare, però aveva il cuore d'oro e non riusciva più a dormire la notte. Allora disse no, io torno là e faccio qualcosa. E tornò, si affiancò a Winton e lui portò alla fine questa impresa. Non erano mai stati raccontati. Perché? Perché ci ho messo un po' a capirlo. Ma intanto ho pensato, li raccontiamo. E oltre a narrare la storia di questi personaggi che sono Winton, cioè Nicholas, Doreen e Trevor, la tua è una storia, possiamo dire così, di separazione, no? Un romanzo che parla di separazioni. Tu poco fa dicevi, immaginiamo Winton come un supereroe che prende questi bambini e li carica sui treni. Non è andata così, perché la storia che ci racconti accende un faro
sul dramma di queste famiglie che sono costrette a scegliere, a volte in realtà non hanno neanche scelta, ma forse è una scelta anche quella, di prendere i loro figli e di affidarli anche a degli sconosciuti, a degli estranei, pur di sottrarli ad un destino che, benché ancora ignoto, si prospettava disperato, no? Tu in un passo del tuo romanzo scrivi: non c'erano solo corpi di cui prendersi cura, ma anche anime, no? In che modo sei entrato, perché poi il libro, naturalmente noi non stiamo spoilerando niente, stiamo un po' raccontando l'antefatto e stiamo entrando un po' in sintonia con i personaggi, no? In che modo hai raccontato queste microstorie, dove le hai trovate? Perché poi è pieno di microstorie di questi bambini, no? Che abbiamo visto nel filmato e che poi vengono affidati non tanto a Winton quanto a Doreen e a Trevor, poi Winton li aspetterà all'arrivo, no? In che modo sei entrato, ecco, nelle loro storie, come le hai trovate? Allora, dopo questo fatto del filmato, non so se avete presente, nella prima parte del filmato la Maria De Filippi inglese nomina una bambina che poi è una signora che è seduta di fianco a Nicola Swinton, no? Che gli stringe le mani, gli dice grazie, grazie. Lei si chiama Vera Gissing ed è diventata famosa anche lei dopo questo filmato. Lei ha scritto le sue memorie insieme alla giornalista e in queste memorie ha intessuto le memorie di tutti gli altri bambini, perché la storia è incredibile, è che questi bambini che si alzano, che sono ormai anziani, che si alzano tutti insieme quando lei dice c'è qualcuno che deve la sua vita, loro sapevano da tutta la vita essere stati salvati da qualcuno, ma non sapevano da chi. Quel momento è straordinario perché rimette sulla scena lui, ma perché restituisce un nome, un volto, una storia al salvataggio, quindi alle vite di tutti loro. Le loro storie confluiscono in questa memoria che Vera Gissing pubblica, dopodiché ci sono stati altri, ci sono stati documentari, ci sono stati altre occasioni nelle quali i bambini si sono raccontati, hanno raccontato la loro vicenda, hanno raccontato la vicenda che è ancora alle volte più interessante dei loro genitori, questi uomini e donne veramente straordinari che facevano una scelta visionaria, perché non avevano idea di quello che stava per succedere, anzi, venivano presi per matti dai loro contemporanei. Eppure lo fecero e salvarono i loro figli. E furono tra l'altro gli unici che si salvarono questi bambini. A Praga c'erano 70.000 ebrei, era uno dei ghetti più antichi e più prosperi. I primi treni in assoluto che partirono da una nazione europea verso i campi partirono da Praga verso la Polonia. Himmler li organizzò di persona e del ghetto ebraico di 70.000 che erano non ne tornarono neanche 1.000. Ma nessuno poteva immaginarselo. E questa è la cosa incredibile. Perché adesso noi sappiamo com'è andata, no? Per noi adesso è ovvio che se eri ebreo e vivevi da quelle parti dovevi scappare. Perché è ovvio che sarebbe successo quello che poi è successo. Ma in realtà non era ovvio per niente, anzi, era impensabile. Sì, Hitler lo diceva da sempre, lo aveva scritto anche nel Mein Kampf, dobbiamo risolvere la questione ebraica, sì. Ma risolvere la questione ebraica non voleva dire sterminarli. Non era mai stata quella l'idea. Perché? Non perché fossero umanitari i nazisti, perché era complicato, era difficile. C'era un problema tecnico enorme, cioè come fai? Erano 12 milioni di ebrei, come fai? Quindi i nazisti in realtà avevano in mente tante altre soluzioni. Non so se sapete un po', la storia è sorprendente. A un certo punto l'ipotesi principale, la numero uno, era prenderli, questi 12 milioni di ebrei europei, e spostarli. Li deportiamo, li portiamo da un'altra parte. Avevano anche identificato il luogo, che quando lo dico fa un po' fumetto, fa un po' ridere, però lo sapete? Il Madagascar. Volevano prendere 12 milioni di ebrei, metterli su una nave e portarli in Madagascar. Che è una roba da fumetto, da cartone animato. E non l'hanno fatto solo perché non avevano il controllo dei canali di Suez, ma l'avrebbero fatto. Non riescono a fare questo, vabbè, allora passano alla soluzione finale. Ma siamo già avanti, siamo già nel 42, nel 43. Nel 38 nessuno aveva idea di quello che aspettava davvero gli ebrei, per questo in tanti rimasero. Adesso si dice, ma perché sono rimasti? Sono rimasti perché non era mai successo prima, mai, che una nazione sovrana venisse attaccata da un'altra nazione e che gli abitanti, una parte degli abitanti di questa nazione, venissero messi a morte. Non era mai successo. Non era mai successo che la guerra colpisse i civili. Figurarsi le donne, figurarsi i bambini. La Seconda Guerra Mondiale ha inventato questo. Ha inventato l'attacco ai civili, che adesso è quotidiano, comune, lo sappiamo. Ma fino ad allora la guerra la combattevano solo gli uomini da un'altra parte, nelle trincee, lontano.
le famiglie stavano a casa e soffrivano, pativano, aspettavano la lettera, aspettavano il ritorno. Ci sono appunto le storie di questi genitori che prendono i loro figli e li affidano al nemico, perché di fatto Winton era inglese e gli inglesi erano nemici, erano stati loro a regalare un pezzo del paese, e lo fanno contro tutti gli istinti e contro tutti gli intuiti, e sono gli unici alla fine che hanno ragione. Quindi tu mi chiedevi come hai fatto a raccontare queste storie, come le hai messe insieme. Io ve l'ho detto prima, io ho due bimbi che adesso sono grandi, anche fisicamente sono più grandi di me, anche se hanno solo 13 anni, sti bambini li nutriamo troppo, vi nutriamo troppo, però all'epoca avevano 9-11 anni, avevano l'età dei bambini che avrei raccontato, e le cui storie terribili, ma anche belle, perché questo è un romanzo che in realtà porta un messaggio di pace, di luce, è un romanzo che finisce bene per loro, okay? però l'abbiamo visto. Accidenti. È un romanzo in cui c'è un lieto fine, in una certa misura. Ma le storie sono terribili. Cioè sono storie, per esempio, non so, di famiglie che avevano 3 figli e ne potevano spedire uno solo. Oppure storie di famiglie dove la madre era d'accordo e il padre no. Era una storia di famiglia in cui c'erano 2 sorelle e Winton, da pragmatico, inventa questa cosa. Siccome dire agli inglesi che avrebbero dovuto prendere in affido questi bambini, dire agli inglesi ci sono dei bambini, ne prendete uno, avrebbe funzionato il giusto. Perché, insomma, vuoi un bambino, si chiama così. Ha un nome, è facile dire di no, ma ha una faccia. Allora Winton inventa questa cosa, mette insieme delle cartoline con 6 oppure 8 foto di bambini e bambine mescolate e spedisce quelle. Le spedisce alle famiglie e dice quanti ne prendete? Che bravo, eh? E questi in effetti iniziano a ragionare, senti, ma Karel, è astratto, è facile dire di no, ma Karel con il ciuffo, no? Il cappello da marinaretto, gli occhioni, le foto naturalmente erano le migliori che si potevano trovare. C'erano queste 2 sorelline che erano sulle foto, erano sulle schede. Una delle 2 veniva scelta da tantissimi e l'altra da nessuno, perché l'altra quando era bambina le era caduto un pentolino di acqua bollente in faccia, era tutta sfigurata. E se eravate i genitori di queste 2 bambine, e se eravate la sorella che veniva scelta o quella che non veniva scelta, com'era? Il romanziere fa questo, il narratore fa questo, va a prendere le storie vere, perché sono storie vere, e cerca di immedesimarsi. Io avevo 2 bambini di 9 e 11 anni, quindi continuavo tutto il tempo a dirmi, ma io cosa avrei fatto? Io come avrei scelto? Io avrei capito? Io sarei stato in grado di prendere i miei figli, metterli su un treno e spedirli verso il mai più? Non c'era WhatsApp per tenersi in contatto, non c'era il telefono per parlarsi, c'erano le lettere, ma questi bambini non si sapeva spesso dove andavano, e poi comunque quelle famiglie sono scomparse tutte. Io sapevo, spedendo mio figlio in Inghilterra, che non l'avrei mai più rivisto. Ci sarei riuscito. Cioè, noi siamo a casa da ieri, mi mancano già, giusto? Tu in realtà una risposta te la dai, eh? Alla fine di questa microstoria delle 2 sorelle, tu, insomma, immedesimandoti probabilmente nei genitori, scrivi: non dover decidere a volte è l'unica benedizione, no? Perché il fatto di non dover decidere quale figlio mandare in Cecoslovacchia, ma farlo decidere agli altri di fatto, perché insomma erano le famiglie britanniche che poi sceglievano, era per i genitori l'unica consolazione, non avere dovuto fare questa scelta, no? Ma oltre a Winton, a Doreen e a Trevor, ci sono anche altri 2 personaggi di invenzione. Per questo dicevano, stiamo spoilerando niente, perché in realtà il romanzo parla di tante altre cose. Ci sono questi 2 personaggi, una in particolare che è diventata quasi leggendaria, no? Che è la bambina del sale. Ti confesso che anch'io ho dubitato che fosse un mito antico esistente, invece te la sei inventata tu, no? Ed è un personaggio appunto attorno al quale aleggia un alone di mistero che è bellissimo e che forse vorrei lasciare un po' così, perché probabilmente hai preso ispirazione dalla statua di cui parlavi, quella alla stazione di Praga, ed è una bambina che fa appunto da perno, diciamo così, dell'intero romanzo. Io non voglio svelarvi niente, questo ve lo faccio leggere a voi, però il secondo personaggio è un personaggio di cui voglio parlare. Tu hai deciso di affidare la narrazione in prima persona di questo romanzo ad una donna cecoslovacca, un personaggio di invenzione, no? Un personaggio nella quale io mi sono riconosciuta, perché Winton, Doreen, Trevor sono tutti personaggi fortemente positivi, cioè buoni, no?
che agiscono per il bene comune e non può essere altrimenti. Ecco, Petra Linarte è un personaggio invece un po' più complesso, no? Un personaggio nel quale possiamo, secondo me, identificarci un po' tutti, no? Perché è un personaggio che è costretto a fare delle scelte. Ti chiedo perché hai scelto di affidare la narrazione ad una donna e ad una donna come Petra. Allora, tu prima dicevi questa cosa della scelta, no? Che non scegliere spesso è l'unica benedizione. Ed è vero, su base quotidiana, no? Sapete, io ho un amico che si chiama Sandor Veronesi, che conoscete come scrittore, e lui raccontava questa cosa di un periodo molto difficile della sua vita in cui a un certo punto era svenuto in strada. Era un periodo talmente complicato, talmente faticoso, che lui era svenuto in strada. E quando era rinvenuto all'ospedale e gli avevano spiegato che era svenuto in strada e che era esaurito, che doveva rimanere lì una settimana almeno, lui aveva pensato: ah, che meraviglia. No, ma nel senso, non potrei scegliere il cibo. Ah, fantastico. Questo era quello che mi serviva. E forse alla fine era svenuto apposta. Il suo corpo e la sua mente volevano che lui smettesse di scegliere, di avere responsabilità. La responsabilità. E questo vale sempre anche per gli scrittori. Per esempio, in questo romanzo io faccio delle scelte, però in realtà si sono fatte da sole. Erano delle scelte che sono venute fuori dalla storia che volevo raccontare e delle quali alla fine ho una responsabilità limitata, mettiamo così. Io volevo raccontarvi questa storia. Questa storia ha un suo valore e non si può toccare, non si può sminuire. Raccontare la storia di Nicholas Swinton, di Doreen Warren e di Trevor Chadwick però era complicato. E poi c'era la storia di Praga, che è un personaggio anche lei. E poi c'è la storia dei bambini, che sono veri, e dei genitori, che sono più che veri. C'è un affresco enorme, c'è un sacco di roba. Il libro è piccolo e si legge in frequenza un sacco di roba. E mettere insieme tutta questa roba non era facilissimo. Non sapevo tanto come metterla insieme. Una prima soluzione è stata utilizzare le fiabe. Perché non so se conoscete Praga, se siete mai stati, però è un luogo magico. È una città magica, una città fiabesca. Com'è? Nell'orologio del ponte. Sono due posti separati. Nel romanzo ci sono, c'è il Ponte Carlo, che è un ponte che unisce la città antica alla città nuova ed è di per sé un luogo magico. Ma per darvi l'idea di Praga, alla fine del ponte che veniva citato, c'è un ruscello, c'è un canale in realtà, hanno tagliato un pezzo dell'isola, ma invece di chiamarlo canale, ruscello l'hanno chiamato il ruscello del diavolo. E Praga è così. E alla fine del ruscello del diavolo c'è una statua di un mostro, un orco, che si chiama Vodnik, che nelle fiabe praghesi pesca dal fiume i bambini che sono stati così sciocchi da caderci dentro e se li mangia. Praga è così. A ogni angolo c'è una statua che ricorda un personaggio o una storia di Kafka. Praga è un posto in cui voi andate alla sinagoga, andate nel ghetto dove ci sono le sinagoghe che vanno viste assolutamente. Per quello che riguarda la storia della Shoah, ma anche per quello che riguarda la storia antichissima. Questo non lo dico mai, è una cosa interessante, scusami. Le sinagoghe di Praga sono 7 e il cimitero ebraico di Praga sono tra i meglio conservati di tutta Europa, perché i nazisti, questa è una storia che dà i brividi, i nazisti, quando decisero di sterminare il popolo ebraico, decisero però contemporaneamente di ricordarlo, di fare memoria di questo popolo che loro avevano già pensato di sterminare. Quindi costruirono a Praga un museo del popolo ebraico. In pratica le sinagoghe e il cimitero sono così ben preservate perché i nazisti decisero che quella andava preservata e portarono lì tutte le suppletive che ci si trovano ancora, in anticipo sulla sparizione del popolo che grazie a Dio non è sparito. Ma se voi andate alla sinagoga vecchio nuovo e fate una visita guidata, ed è un luogo serissimo, dove si fanno visite guidate serissime, però a un certo punto la guida vi dirà: e questa è la sinagoga vecchio nuova nella cui soffitta dorme il golem. Dato di fatto, il mostro, no, l'automa costruito da Rabbi Lev, dorme in attesa di risvegliarsi per salvare il suo popolo. Una città così, che vive di fiabe, di storie, di magia, mi ha suggerito un personaggio che legava tutto insieme, che è la bambina del sale, e non diciamo nient'altro, va benissimo. Ma non era sufficiente ancora. Per un altro motivo, che era questo. Quando si racconta una storia, si può raccontare in tante maniere, no? Si può raccontare dall'alto, da fuori o da dentro.
si può raccontare in prima persona, in terza persona, e sono tutte scelte che si fanno da sole, non le fa davvero lo scrittore, a seconda di come suonano, per l'efficacia narrativa. Io dovevo raccontare una storia nella quale passavo tutto il tempo io a domandarvi cosa avrei fatto, cosa avrei scelto. E il problema di cosa fare, cosa scegliere, di nuovo Veronesi, la responsabilità, è sempre una proiezione sul futuro di quello che io so adesso. Io ora so che è sbagliato fare questa cosa, scelgo di non farla. So che è giusta, scelgo di farla. Ma se non so se sia giusto o sbagliato, se non ho idea di quello che succederà, di cosa, ma neanche lontanamente, in guerra, sotto pressione, i nazisti alle porte, i bambini, cioè la posta sale talmente tanto, raccontarla da fuori, raccontarla come Manzoni, no? Dall'alto, la provvidenza che tutto vede, tutto sa, in maniera anche un po' rassicurante, non era la cosa che io mi sentissi, non era la cosa giusta. Andava raccontata da dentro, andava raccontata dal punto di vista di qualcuno che quella scelta la doveva fare e che non aveva idea di cosa fosse il giusto e sbagliato. Noi ora lo sappiamo, ma allora non si sapeva. Dicevano, oh, ma Hitler verrà e vabbè, ok, toglierà gli ebrei dalle posizioni di potere, ma per il resto lascerà tutto come va. Funziona tutto benissimo, perché dovrebbe cambiare, no? Non avevano idea. E così è nata Petra. Petra, che è questo personaggio, è una donna, è il personaggio che c'è in copertina, questa ragazza, che poi ho incontrato davvero a Praga, una storia paurosa, poi dopo la racconto mai, magari quando vi scarabocchio qualche copia vi faccio vedere le foto di Petra, l'ho incontrata davvero dopo, quindi, ma perché Praga è magica. Ma Petra è questa donna di 23 anni, una ragazza in realtà dai nostri standard, che all'inizio del romanzo ha perso tutto. Siamo sempre all'inizio del romanzo, come dice sempre tu. Lei è preoccupatissima che spoileriamo, ma siamo nelle prime tipo 8 pagine. Succede un sacco di robe. Petra, all'inizio del libro, ha perso tutto. Lei ha 23 anni e vive nei Sudeti, che è questa fascia occidentale del paese che viene regalato a Hitler. Quando Hitler entra legittimamente nei Sudeti, Petra, che ha un marito, lei dice, un bravo uomo con il vizio della politica, no? Perde il marito perché lui va in piazza proprio quella sera lì e finisce vittima di uno scontro tra i nazisti nazionalisti. Muore. C'è sempre quello che becca l'ultima pallottola della guerra ed è lui. Lei per il dolore, lei al quinto mese di gravidanza, per il dolore perde il bambino. E quando si sveglia il giorno dopo l'ospedale ha perso anche il suo paese. Cioè Petra all'inizio ha perso tutto. Non ha più nulla, non ha neanche un nome. Perché Petra non è il suo nome. Petra è il nome che lei dà a se stessa, perché si sente rimpicciolita e indurita come una pietra. Non ha più un marito, non ha più un figlio, non ha più un paese, le rimane una cosa sola, è il desiderio di giustizia o vendetta, a seconda. E così si unisce alla resistenza antinazista e conosce prima Doreen e poi Nicholas e poi Trevor, conosce la bambina del sale, conosce i bambini, conosce i genitori, conosce tutta la storia. Lei è l'unica che vede tutta la storia dall'inizio alla fine. È l'unica che sa come comincia, come prosegue e soprattutto che sa come finisce. Ed è il personaggio, la persona che dice io, per cui siete voi, mentre leggete siete voi. È una donna perché non poteva non essere una donna, spero di aver fatto un lavoro decente, ma è una donna perché non può non essere una donna, perché è una storia di strazio, di separazioni, ed è uno strazio che si consuma principalmente sul corpo delle donne, delle madri. Ma alla fine di tutto, Petra è il personaggio che, non sapendo cosa si debba fare, cosa è giusto, cosa è sbagliato, si mette in gioco e rischia. E quando si rischia, quando si sceglie, il rischio principale è quello di commettere un errore. Ed esistono anche errori imperdonabili. Petra è la mia coscienza, mentre scrivevo, che mi diceva, se tu avessi fatto la scelta sbagliata, come ti saresti poi perdonato? Esiste un perdono in una vicenda come questa? Io questo, se fosse cucito su Petra, no, questo romanzo sarebbe un romanzo di formazione, possiamo dire, perché lei subisce un'evoluzione dall'inizio alla fine. E questo è un romanzo, secondo me, se volessimo appunto incasellarlo, umanista, no, possiamo dire, perché non solo per le storie che ci racconti, per i personaggi di cui abbiamo, insomma, ampiamente parlato, ma anche perché ad un certo punto tu non perdi mai, in realtà tu non perdi mai di vista la profonda umanità di tutti.
occupanti, compresi i tedeschi, intesi come nazisti. Ti leggo un passo che dice: anche i tedeschi mangiano, anche i tedeschi dormono, anche i tedeschi viaggiano, leggono, ascoltano la radio, vanno al cinema. Io ci ho visto molto Emilio Lussu qua, tra l'altro, te lo dico. Appunto sono fatti di carne, no? Nel tuo romanzo, sia i buoni sia i cattivi, e non ci sono incasellamenti così chiari, cioè non tutti i buoni sono sempre buoni, non tutti i cattivi sono sempre cattivi. Per questo vi invito a leggerlo, perché il romanzo, appunto, Petra rappresenta la coscienza, secondo me, un po' di tutti, perché è sempre una questione di scelta. Petra ci insegna a fare la scelta giusta, cioè che i moventi dell'agire umano possono essere diversi, può essere la vendetta personale, può essere il bene collettivo. Dei personaggi reali lo abbiamo visto, è sempre il bene collettivo. Per noi, insomma, non è così semplice. Poi tu hai anticipato, era una domanda, ma a questo punto ne hai già parlato tu. Praga è un personaggio, come tutte le città dei tuoi romanzi, no? L'angelo di Monaco, i demoni di Berlino. Tu hai sempre questa, diciamo, scelta, possiamo dire quasi Woody Alleniana, no? Di fare il tour operator in qualche modo. C'è Monaco, c'è Berlino, c'è Praga. Io a Praga sono stata in gita di quinto anno al liceo e sono riuscita, ne parlavamo con Antonella, proprio a riviverla in tutte le dimensioni. Noi abbiamo parlato adesso del contenuto di questo libro, della sostanza, ma vorrei anche soffermarmi sulla forma. Poco fa parlavamo di Marcello Fois, che è un tuo amico, spero mi presenterai, che è un autore contemporaneo, insomma, a cui sono particolarmente legata. C'è il secondo fine. Sì, c'è un secondo fine. Come tutti quei complimenti, no? Ah, che bel libro, puoi scrivere per presentare Marcello Fois. Marcello Fois, durante la presentazione di un libro di Nadia Terranova, ha detto... ha esordito dicendo: è un libro scritto bene. E poi ha continuato, che sembra scontato, cioè per un libro che viene pubblicato, che sia scritto bene dovrebbe essere il prerequisito. Invece lui ha sentito evidentemente l'urgenza di sottolinearlo, e anch'io lo sottolineo in questo caso, non lo dico tanto a te quanto al pubblico, quanto a loro che ci seguono. È un libro scritto quello bene. Quello di Nadia Terranova? No, quel tuo. No, meglio specificare sempre. E in particolare mi soffermerei sulle descrizioni, no? Parlavamo di Praga. La descrizione di Praga abbraccia tutti e cinque i sensi, cioè è una cosa che non è così scontata. Tu riesci a in qualche modo farci rivivere tutta Praga sotto tutti i punti di vista. Cioè io ho sentito i rumori, ho sentito gli odori, ho sentito il freddo dell'inverno, ho sentito il calore di un tizzone di legno di un camino che noi conosciamo bene, che spero conosceranno bene anche loro. Ecco, volevo, in realtà è più una considerazione che una domanda, ma come sei riuscito a proiettarci in modo così totalizzante dentro un luogo come Praga? È vero che Praga si presta, però insomma non tutti la descriverebbero così. No, è che mi faccio scrivere le descrizioni di Marcello Fois. Io ti ringrazio tantissimo per il complimento. No, questo è per Marcello, vabbè, ok, adesso lo vedo. No, io ti ringrazio per i complimenti. Allora, questa cosa delle descrizioni multisensoriali me l'hanno detta tante volte, io allora devo crederci. Non so come si fa, cioè non so come faccio. So cosa faccio prima, cioè io vado a Praga e la visito molto bene, la voglio conoscere bene bene, come vorrei conoscere Nicola Swinton, come vorrei conoscere la bambina del sale, come fosse appunto una persona, non un personaggio, come fosse parte della narrazione. E lo è, perché quello che accade a Praga può accadere solo lì, così, e quello come qui a Sciacca, quello che accade qui a Sciacca può accadere sulla Sciacca, così, perché ci sono quei sapori, quegli odori, quei profumi, quei... E i luoghi hanno un'anima. Prima Antonella mi raccontava una parte della meravigliosa storia di quello che si vede. Quello che si vede è solo una superficie, dietro c'è una profondità. E andare a recepire, raccogliere quella, restituire quella, alla fine crea tridimensionale, crea il luogo in cui non è solo, che non sia solo un fondale per la storia, ma che sia la storia. Io faccio questo, io vado a Praga, mi infilo in tutti quanti i vicoli, in tutte le porte aperte, mi metto spesso nei guai, è vero? Francesca, mia moglie lo sa, ci infiliamo dappertutto, no? Okay. Non vi dico quando ho scritto L'Angelo di Monaco che mi sono infilato nella casa di Hitler, okay, vabbè, che adesso è un commissariato di polizia. Mi hanno guardato un po' così. Però assaggio il cibo. E già, a Praga fanno una birra buonissima. E vado nei mercati, sento i profumi, cerco di recuperare quello che era il loro vissuto. Dopodiché
la magia si crea raccontando le storie. Quando si scrive, dopo un po' non ti rendi più conto che stai scrivendo. E c'è una specie di inerzia iniziale. Uno si mette la tastiera e inizia a scrivere. Se le cose funzionano, ci si ritrova 2 ore dopo nella stessa posizione, con davanti pagine e pagine di testo. E a rileggerle, uno si sorprende. Dice, ma questa roba da dove è venuta? Ho dei colleghi che parlano di scrittura come capacità medianica, come se fosse la possibilità di andare a pescare da qualche altro mondo cose che... Perché uno fatica a trovare queste frasi, queste descrizioni dentro di sé prima, poi vengono fuori. Nel caso di Praga, vengono da Praga, che è una città incredibile, piena di magia, ma piena anche di angoli che andavano raccontati. E io, in questo ve lo devo confessare, e poi lo farò anche con Sciacca, io miro sempre alle chiavi della città. Cioè faccio un po' proloco, no? Perché la mia speranza è che un domani il sindaco di Praga mi dico, Piero Massimo, grazie, queste sono le chiavi, cibo gratis, albergo gratis, dove l'assessore? Faccio con Sciacca, l'angelo di Monaco, i demoni di Berlino, non so, tipo i fichi d'India di Sciacca, non so cosa si può fare, no? Tipo, no? L'azzurro di Sciacca, fantastico, la terrazza di Sciacca. No, però è proprio che, e di nuovo torniamo al lockdown, durante il lockdown gli scrittori come me hanno goduto tantissimo, perché io scrivo gialli e thriller e romanzi storici, di solito faccio le tre cose insieme. Qui questo non è proprio un giallo, perché non c'è un'indagine, però è un thriller, colpi di scena, non fidatevi di nessuno. Quando tu dicevi non sono tutti o buoni o cattivi, sì, non fidatevi di nessuno, non avete idea di cosa succederà, che è come la vita reale, no? Okay. Ma io scrivo libri di genere, si dice, e il genere in Italia, ma solo in Italia, è considerato roba di serie B. Marcello Fois, che ha scritto dei romanzi strepitosi, vi consiglio Stirpe, un romanzo bellissimo pubblicato in audio, un romanzo serio, nasce come giallista, e perché no? Camilleri, è solo un giallista Camilleri? No, adesso io faccio, siamo in Sicilia, parliamo di Camilleri. Però il romanzo di genere in Italia è considerato evasione, no? L'evasione, cioè, durante il lockdown, cosa avreste pagato pure di poter evadere? Allora, un romanzo è anche questa cosa, è un viaggio da fermi. Un romanzo è un viaggio da fermi. E se io vi posso portare a Praga, io ci sono stato a Praga, l'ho vista, l'ho assaggiata, l'ho sentita, se io vi posso portare a Praga, è la mia gioia farlo. E se voi vi ritrovate nello spazio di una lettura, oltre a tutte queste storie meravigliose, questi personaggi, avete anche visitato un luogo. E questo l'ho imparato da Dan Brown, perché io mi sono letto Il Codice da Vinci a Parigi. Impareggiabile girare con il libro come se fosse una guida, impareggiabile. Quindi Sciacca, preparatevi. Tra l'altro, visto che tu dici che non sai come si fa, ma lo fai e basta, io ho notato, lo dico a te, lo dico a loro, anche per quanto riguarda l'udito, un frequente ricorso agli echi e ai riverberi. Non so se lo hai fatto in maniera volontaria o è venuto casuale. Ti dico, le parole dell'anima come un sasso gettato nello stagno, no? E queste onde, i passi che riecheggiano tra gli edifici, le parole che rimbombano nei vicoli, i nomi che si allargano come un'onda tra la folla. Ma l'hai letto davvero? Tutto l'ho letto, tutto. Non è scontato. E ho letto, tra l'altro, giusto per questa scelta stilistica, quasi come un monito, una speranza, no? Cioè che questa storia produca nelle nostre vite una fortissima eco. A questo punto la domanda era, è una casualità o l'hai deciso? Risponderò con una battuta, il mio maestro si chiamava Umberto Eco. Allora è un omaggio. No, non, sai che non è voluto, però forse è voluto. È una cosa stranissima scrivere, ma guardate, anche per voi, nella vita quotidiana, anche se uno non vuole fare il romanzo, però la scrittura è uno strumento terapeutico strepitoso, utilissimo. Uno si mette a scrivere, si dà un obiettivo, scrivo 20 minuti, no? Su qualsiasi tema, problemi, ma anche cosa... Dopo un po' la scrittura... Non so cosa sia caduto. La scrittura cosiddetta automatica tira fuori da voi cose che sono lì dentro e voi non sapete, e spesso sono volute. Ma non sono volute, perché l'inconscio è una bestia difficile con la quale combattere. Per cui, guarda, ti dico, tutto questo tono di echi, riverberi, anche darsi, secondo me sei te che sei brava che hai tratto questa immagine, però insomma è una cosa bella, sì. Hai voluta. Allora è voluta. Sì, ho fatto apposta. Ho lasciato per la fine, perché siamo in conclusione, la domanda sul titolo.
Per deformazione professionale io indago sempre le parole e tu hai usato una parola nel titolo che è perdono, che è una parola che etimologicamente è molto importante perché contiene in sé chiaramente la parola dono e poi contiene un prefisso che è per, che in qualche modo richiama un compimento, no? Quasi come la chiusura di un cerchio. Tra l'altro tu hai scelto un periodo ipotetico, no? Della realtà, perché c'è l'indicativo se esiste un perdono. Come la concludi questa frase? Se esiste un perdono? Se esiste un perdono è un dono che facciamo noi stessi, alle volte in forma di libro. Grazie mille. Ti faccio l'ultima domanda, che è quella che facciamo a chiusura, no? Di tutte le interviste. Cosa stai leggendo in questo momento? Cosa hai aperto sul comodino? In questo momento sto parlando con te, ma in questo giorno, prima che l'occhio facesse forte, sto leggendo un libro molto molto bello, particolare, che si intitola Solaris, di uno scrittore di fantascienza polacco, Stanislaw Lem. Ci hanno fatto due film, un film l'ha fatto Tarkovsky tanti anni fa, e poi dopo l'ha rifatto Soderbergh con George Clooney, che tra l'altro è anche discinto in diverse scene, quindi lo dico per le signore, è un film che può meritare anche per questo. Ma guarda, sai che è un libro che ci sta benissimo con questi temi qua. Solaris è un libro di fantascienza, allora già ho perso metà pubblico, se non di più, ma dategli una chance. In un futuro imprecisato, l'umanità viaggia nel cosmo, è stato scoperto un pianeta, Solaris, che è un unico grande organismo, è un oceano enorme, in forma di pianeta, che però ha coscienza. E fin qui, ok, ho perso un'altra metà del pubblico, ma un astronauta viene mandato su Solaris, su una stazione che sta in orbita intorno a Solaris, e scopre che in questa stazione succedono cose strane. Succede che i ricordi delle persone amate e perdute tornano e si materializzano. Su questa stazione spaziale, sospesa sopra questo enorme pianeta pensante, un organismo vivente che in qualche maniera, mentre viene studiato dall'umanità, studia l'umanità, in questa stazione spaziale si ripresentano ai protagonisti gli uomini e le donne e i bambini che hanno amato e che hanno perduto. E quindi per una volta si è di fronte a una scelta che si è fatta e a un perdono che non si è avuto. E a quel punto ci si domanda se si possa rivivere e se si possa perdonare anche solo per finzione, attraverso un pianeta senziente che ti inganna. È un romanzo metafisico e struggente che io vi consiglio. E non so come va a finire, devo ancora finire di leggerlo. Quindi se va a finire male, come non l'ho finito? Fino a pagina 200 ve lo consiglio tutto, molto molto bene. Grazie per... Posso consigliare un altro? Certo, come no. Vi consiglio un libro, perché adesso io fin qua vi ho chiacchierato, vi ho annoiato, ma io ho un talento, ho un grande talento, riconosciuto, che è quello di consigliare libri. Infatti faccio il bibliotecario mica per niente. No, anche. Allora, vi consiglio un libro che è stupendo, che parla di nuovo di questi temi. È un libro breve, 150 pagine, lo leggete in una o due sere. Uno scrittore inglese che si chiama Julian Barnes, si intitola, è un libro di 10 anni fa, Il senso di una fine. E di nuovo, è un libro della vita per me, l'ho regalato a decine di persone, e quindi forse anche lui ha trovato strada qui dentro. E ha questa storia meravigliosa, ve lo voglio proprio consigliare, è un regalo, è un dono che vorrei farvi, e che la libreria sicuramente ha, non qui magari stasera, ma è un libro che si trova in libreria Mondadori senz'altro. Allora, è la storia di un uomo, nostro contemporaneo, che è arrivato alla fine della sua vita, diciamo non proprio alla fine, però è arrivato in quella fase della vita in cui è andato in pensione, è divorziato da tanto tempo, va d'accordo con la moglie, si vedono come amici, però insomma si capisce che anche a livello sentimentale considera i giochi chiusi, ha una figlia grande che vive altrove e non chiama, perché i figli non chiamano. Lui passa tutto il tempo a mettere a posto le sue carte e ripensare al momento di gloria della sua vita, quando era ragazzino, alle scuole superiori, aveva un gruppo di amici con i quali avrebbero spaccato il mondo, poi la storia è andata come è andata, ma lui ripensa sempre a questo, e poi ripensa alla sua vita, alla figlia che non chiama, alla moglie divorziata, al lavoro che ha fatto, che non gli importa più nulla, e lui è contento. Lui è soddisfatto, ha avuto, lui dice lui, una vita media, non mediocre, media, però lui è contento, lui è perché è la sua vita. E lui dice, non è stata straordinaria, ma è la mia. E non farei cambio con nessuno, sono contento di aver vissuto questa vita. Poi
un giorno gli arriva una lettera dal tribunale, gli arriva una busta dal tribunale a lui. Apre la busta, legge il contenuto e in un istante tutto il castello di carte che si era costruito in una vita crolla, perché lui, leggendo quello che c'è in questa busta, lui si rende conto, si ricorda, capisce che lui della sua vita in realtà non ha mai capito nulla, che la storia che lui si racconta della sua vita non è la storia vera, perché lui la sua vera storia l'ha tagliata e cucita facendone un'estranea, e la verità, la vera storia di quello che lui è stato, di questa vita che lui ha vissuto, di cui è contento ma in realtà non la conosce, la vera storia è tutta da scoprire.